La cosa che mi spaventa, la cosa di cui ho veramente paura, è che torniamo ad essere un paese fratturato, un paese dove si sente l'odio, si sente l'odio reciproco, dove si soffia sul fuoco di cose che non hanno niente a che fare con la vita reale, ma solo col desiderio di trarne giovamento, di trarne beneficio elettorale, e non si capisce, non si comprendono i danni che si fanno. E quando Irene dice noi abbiamo le proposte, loro non hanno le proposte, c'è qualcosa di più forse che va detto, e su questo io chiamo in assunzione di responsabilità anche la stampa italiana. Io lo so che non va di moda, però non c'è una trasmissione televisiva in cui si finisca a parlare di programmi per le elezioni europee. E con tutta franchezza vi posso dire che noi le idee chiare sull'Europa ce le abbiamo. Noi sappiamo una cosa, che l'Europa delle nazioni è già qua. L'Europa delle nazioni è l'Europa che non funziona. L'Europa delle nazioni è quella che non dà all'Unione Europea, cioè alla Commissione Europea, la titolarità sulla gestione delle migrazioni economiche. L'Europa delle nazioni è quella in cui un ministro degli esteri, se possiamo chiamarlo in questo modo, il nostro ministro degli esteri, scrive una lettera alla Commissione Europea dicendo aiutaci sulla Libia, e si fa dire dalla Commissione Europea guarda che tu hai votato contro il fatto che noi ci potessimo occupare di migranti. Questa è l'Europa delle nazioni. L'Europa delle nazioni, sapete qual è? Quella in cui i paesi di Visegrad prendono fondi europei, prendono il supporto di un mercato unico per portarci via imprese, posti di lavoro. L'80% dei posti di lavoro di cui delle delocalizzazioni di cui mi sono occupato andavano verso questi paesi. E sapete una cosa? Io penso che il primo passo che dobbiamo fare noi è dirgli che o loro si rimettono in regola o vanno fuori dall'Europa. Perché io mi sono stancato di una democrazia fiacca che non sa rispondere. La democrazia non è fiacca, la democrazia è forza, è la capacità di dire che per stare in Europa c'è un biglietto d'ingresso ed è lo Stato di diritto, e chi demolisce lo Stato di diritto va fuori dall'Europa. E vedrete come cambiano in 5 minuti anche i bulli di casa nostra quando la democrazia riesce a essere forte. Io non voglio essere in un paese rappresentato da un ministro degli interni che va a vedere i campi col filo spinato, le torrette, i cani lupo, che è talmente ignorante da non conoscere quello che questo vuol dire, perché io solo questo mi posso augurare, che non sappia, perché se sa allora è ancora più colpevole. E come al solito in Italia alla tragedia si unisce la farsa, per cui il ministro degli interni col binocolo, il petto in fuori dalla torretta, dice ho capito come gestire i flussi. Vai a mettere una torretta e il filo spinato in mezzo al Mediterraneo, vedi che cosa succede, forse vanno a fondo la torretta e il filo spinato. E tutto questo è un misto di cialtroneria e di abbrutimento che io non tollero più. E vi dico una cosa, io non tollero la responsabilità che noi abbiamo di questo, perché non è che loro sono forti perché noi siamo deboli, e noi la dobbiamo smettere di essere deboli. Io non condivido di un amico che quanto l'obiettivo del Partito Democratico a queste elezioni europee sia il 20%, non mi va bene neanche per cominciare il 20%.